Cari concittadini, buongiorno e buon venerdì. Questa sera alle ore 18 ci sarà l'inaugurazione della nuova piazzetta Pescheria, un intervento veramente importante per la nostra comunità, naturalmente siete tutti invitati questa sera, è un intervento che rappresenta un'importante e rilevante riqualificazione dell'area, è finanziato e avviato, è progettato e avviato dalla precedente amministrazione, e questa amministrazione ha portato a compimento un'opera di interesse per noi veramente veramente importante. L'intervento, come per molti è noto, riguarda il ripristino della copertura, il ripristino della fontana e anche poi la riqualificazione complessiva della pavimentazione dell'area. Riteniamo chiaramente questo tipo di intervento e di riqualificazione veramente di valore, che va a riqualificare e a valorizzare il nostro patrimonio storico e culturale, e sarà un impegno di questa amministrazione valorizzare il più possibile questo tipo di opera, proprio con eventi culturali, sociali e musicali in genere nel futuro. Questa sera, proprio per iniziare nel migliore dei modi, avremo Claire D, vincitrice del premio Mia Martini 2020, questa sera alle ore 18 in piazzetta Pescheria, via Marconi. Siamo qua a Ligugnana, nel cuore della frazione, per i festeggiamenti del 50° della parrocchia. Domani sera ci sarà la presentazione del libro Il cuore della comunità, la chiesa di San Lorenzo Martire 1972-2022. Proprio l'8 ottobre del 72 venne consacrata questa parrocchia, con domani sera la presentazione del libro con Pier Giorgio Sclippa e con il nostro Don Pino Dell'Osso. E poi il 7, l'8 e il 9, quindi questo fine settimana, ci sarà la Sagra Pesana con tutta l'offerta enogastronomica proposta dal Comitato Festeggiamenti di Ligugnana e chiaramente aperta al pubblico. Domenica 9 ci sarà invece la messa solenne alle ore 10:30 con il Cardinale Bagnasco, proprio qua a Ligugnana, con il coro Città di San Vito. Alle ore 15 ci sarà la processione col concerto della Filarmonica a seguire, e dalle ore 15:30 Pompieropoli con i nostri Vigili del Fuoco, naturalmente un evento per grandi e piccini. Un momento per noi veramente importante, che va a celebrare l'importanza di questo luogo, di questa parrocchia e della storia che ha caratterizzato la frazione di Ligugnana, e quindi chiaramente siete tutti invitati a partecipare. Un grazie di cuore a Don Pino per l'organizzazione dell'evento e naturalmente a tutti i volontari del Comitato Festeggiamenti di Ligugnana per permettere che questa iniziativa possa essere organizzata e gestita al meglio. Avvio del progetto della nuova sede, del nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco. Mercoledì 5, questo mercoledì, c'è stato un incontro tra sottoscritto e il comandante Greco e il vicecomandante Iervolino del comando di Pordenone, proprio per programmare e avviare l'iter progettuale, lo studio di fattibilità, poi con lo stanziamento delle risorse necessarie per realizzare il nuovo distaccamento, un intervento stimato di 4 milioni di euro qua a San Vito Tagliamento, nella zona, nell'area del Capraio, l'area che è stata da poco, la settimana prima, riacquisita dal comune in forza di una convenzione della lottizzazione ai ronchi, proprio in riferimento a quell'area, l'area del Capraio. E nascerà quindi con la realizzazione del nuovo distaccamento la cittadella della sicurezza, insieme chiaramente, che sarà composta dal distaccamento dei Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana, che chiaramente, come sappiamo tutti, sono già presenti. Riteniamo questo intervento, questo investimento da parte dei Vigili del Fuoco veramente rilevante e importante per tutto il territorio del Sanvitese, che si conferma un territorio ricco di servizi di qualità, un investimento che
può permettere, continuare a permettere a San Vito di crescere, garantendo appunto servizi di qualità per tutti, benessere e un'alta qualità della vita. Concerti in Duomo domenica 9 ottobre alle ore 16, il Te Deum Laudamus, concerto d'organo con Beppino delle Vedove, ingresso naturalmente libero, un evento veramente di rilievo e siete tutti invitati. Ringraziamo per questo concerto la parrocchia di San Vito, l'associazione Cardinale Daniele Delfino e il nostro gruppo vocale Città di San Vito e gli armonici della Serenissima. Sabato 8 ottobre, sempre qua a Ligugnana, un evento veramente importante, San Vito Rock, in piazza 4 novembre dalle ore 18, l'ingresso naturalmente è gratuito e si esibiranno quattro gruppi: Freeway Street, After Sat, Essenza e Interludio più DJ set. Una grande serata di rock qua a Ligugnana. Grazie e buon fine settimana a tutti.